Non è che c'è scritto il Fantasialand Forever, però sicuramente qualcuno, qualche volta avete anche lanciato questo discorso, forse con qualche collega, no? O addirittura con i vostri ragazzi. Sì, allora infatti a me le etichette non piacciono tanto, quindi è vero, tanto che era Forever non ce l'ho scritta, ma anche perché questa esperienza è proprio universale, nel senso che la cosa bella di Santa Chiara è perché è l'annuncio del Vangelo che così raggiunge tutti nello stesso modo, no? Cioè raggiunge dove sono, intendo dire. Dunque, la domanda è difficile. Allora, questo incontro di cui abbiamo parlato, questo ne vale la pena, informa la vita, la sostanza, non so, nel senso che poi quello che si fa, che delle volte dicevamo nella vita adulta, è anche un po' noiosetto, si può dire qualche volta, un po' noiosetto, gli studenti tu insegni e loro non sempre imparano oppure disimparano, e anche coi figli, anche nella vita ordinaria, eccetera. Quello che mi sembra di poter dire è che c'è un sostrato di gioia e di senso e di valore che è inattaccabile. Ecco. E mi è capitato di parlare più volte dell'esperienza di Santa Chiara in particolare. Ma anche di parlare più volte di come la vita possa avere quel gusto lì, cioè quell'odore di paradiso di cui tu parlavi oggi. Bellissima questa immagine, ragazzi, solo che non solo, l'odore di paradiso si riconosce se tu l'hai già annusato un po'. Ecco. E quindi anche nella mia esperienza didattica, professionale, insomma, delle volte vedo che i ragazzi fanno esperienze che li fanno star male, ecco. E allora forse più che progetti preventivi, i progetti contro il bullismo, i progetti contro... sarebbe bello che fossimo educati, che tutti ci educassimo alla bellezza, perché educati alla bellezza e avendo una coscienza formata, orientata, luminosa, ecco, quell'odore di paradiso si cerca e si riconosce. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, no, a me avviene da dire anche una cosa che diceva anche sempre il Dondo: gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date, restituite. Ecco, io ho conosciuto Santa Chiara grazie a questa coppia di amici che ci hanno fatto la proposta. Noi non sapevamo cosa fosse Santa Chiara. Ci siamo fidati degli amici, sappiamo tutti che, cioè, gli amici sono un grandissimo dono, ecco. Per cui almeno io ho sempre cercato di, a mia volta, fare questa proposta ad altri, ecco, perché così a me ha dato tanto e quindi mi piacerebbe che cioè, gli stessi doni, anche di più, perché poi appunto noi siamo solo degli strumenti, poi quello che fa è Dio, ecco. Che tantissime avessero la possibilità di, così, di fare questa esperienza. E così io faccio sempre la proposta, ecco, e così cerco di anche ai miei figli, no, di dire: ma dillo alla tua amica, al tuo amico, cioè di diffondere, ecco, perché è una cosa bella, ecco, e ne vale la pena. E poi anche secondo me in questi tempi, in questi mesi così difficili che abbiamo vissuto, noi abbiamo un valore aggiunto, abbiamo la speranza. E in tempi così difficili come abbiamo dovuto passare tutti, perché cioè finora così magari le difficoltà, i problemi, certo, tutte le famiglie le ha, ma in tempi diversi. Invece, in questi mesi ci siamo trovati tutti quanti nella stessa difficoltà, no? E quindi era più difficile avere così speranza. E invece quella è veramente una luce che non ti fa mai scoraggiare, anche nelle difficoltà e quando uno vede tutto nero, ecco, è una luce che ti illumina la vita.
e ti dà veramente la forza di affrontare tutte le prove che purtroppo nella vita ci sono. Però ecco, da questo punto di vista, anche qui il Dondo, Don Domenico, ci ha dato una grandissima testimonianza. Appunto, voi l'avete visto in questo ultimo periodo della sua vita, avete visto le difficoltà che aveva anche fisiche, no? Lui, così quando l'abbiamo conosciuto noi, era una persona energica, cioè non era appunto. Questa è stata l'ultima parte della sua vita, ma anche in quest'ultima parte della sua vita, quando aveva tutte queste difficoltà fisiche, cioè lui aveva una forza incredibile e poi era una persona con un'ironia incredibile, no? Infatti ci diceva: io sono sugli ultimi tornanti della mia vita, no? Sono quelli più difficili, no? Come per i ciclisti, ma appunto Dio ti dà la forza anche di affrontare questi ultimi tornanti. Per noi che non siamo sugli ultimi tornanti, a maggior ragione, no? Dio ci dà la forza, la speranza e dobbiamo veramente avere la forza e il coraggio di appunto di fare grandi cose nella vita, ecco, quelle che lui sogna per noi, ecco. Ecco, Eden, la nostra novizia. Vieni, Eden, vuoi farla al Microfono, se no non si microfono. sente. Vieni, vieni. Siamo in diretta. Grazie mille per la vostra condivisione, molto ricca. E per me è solo che mi è colpita che il Dodo viveva una vita in pienezza, di gioia, in pace, così. E poi vorrei chiedervi in che vita egli interessava tanto quando era giovane, perché ogni vita comincia in un punto, non comincia da capo, ma comincia in un punto. Per avere questa Spiritualità. spiritualità, sì, in che vita interessava quando era giovane? Grazie. Grosso. Sì. Magari forse Chissà se lo egli capisco. aveva condiviso con voi. Grazie. Grazie a te. Io non Forse so calma. se. Calma. Carla. Mentre cerchiamo, è una bellissima domanda. La domanda ci dice: ma la formazione di Dondo, la sua esperienza per essere così ricca, come ha potuto costruirsi così riccamente, vero? Io avevo 17 anni quando ho conosciuto Don Rosso, adesso ne ho 47, sono 30 anni fa. Mi hanno dato una fotografia che non pensavo, non sapevo fosse stata scattata, che adesso ho messo sulla mia, non so come si chiami, la fotina di WhatsApp. È proprio. Scusate, sono vecchia, ho detto che sono una vecchia zia, è così. Io ho detto: ma Dondo era così giovane. Mi ha stupito molto vederlo così giovane. Poi ci ho pensato bene, ho detto: certo che era così giovane, era così vitale, era così entusiasta. Io so che lui ha avuto tanti begli incontri di cui non ci aveva tanto parlato, se non di alcune persone. Una è Padre Gasparino, che sta in paradiso, una è Don Machetta, e invece un salesiano che poi è uscito dalla congregazione e ha costituito insieme a Suor Luisa una comunità che è anche, oltre che una comunità fatta di religiosi, anche di laici. Carla viene ad aiutarci. Sì, no, tutto Grazie. giusto. Beh, Se è tutto giusto vuoi fino aggiungere adesso, ecco. qualcosa, Ecco, e allora a noi parlava di questi due, lui diceva maestri. In realtà non lo so quanto fossero maestri o Madonna quanto Alessandra. fossero invece compagni, no, di viaggio. Vai, anche lui. vai. Dondo prima di tutto ha avuto una famiglia meravigliosa, anche se molto povera, e quando lui è entrato in seminario,
poi è diventato sacerdote, quel giorno il papà aveva detto che lo aveva consacrato quando era nato, sì, chiedendo di avere un figlio sacerdote, ma l'aveva mai detto lui per non condizionarlo. Poi quando è andato, ha fatto il seminario, così la formazione, ha fatto l'esperienza degli esercizi spirituali ed è rimasto così colpito da questa esperienza di silenzio, tu per tu con Dio, che ha detto: io nella mia vita farò sempre questo, vorrei far incontrare Dio ai giovani, come ha fatto Don Bosco. E così ha tentato in varie occasioni, finché un giorno per la radio di cui lui era fondatore, Radio Proposta Giovani, lui è andato a fare delle interviste a questo sacerdote di Cuneo, che si chiamava Don Andrea Gasparino, che ancora girano queste registrazioni che lui aveva fatto, sono poi nati dei libri, dove diciamo Dondo ha contribuito a diffondere questa spiritualità Don Gasparino anche al di là di Cuneo, che è stata poi conosciuta adesso ormai in tutto il mondo, ecco, grazie anche a lui. E così ha voluto fondare la stessa realtà di incontro a tu per tu con Dio, ma con l'allegria, col gioco, e così è nato Santa Chiara, i gruppi di preghiera per i giovani, tutte queste cose qua. Don Macchetto era il suo compagno, sono cresciuti insieme, quindi ha fatto un'esperienza parallela, sono sempre molto consigliati. E ci portava sempre. E perché noi andavamo a Santa Chiara d'estate, ma poi c'erano tante altre occasioni nel corso dell'anno, un incontro mensile di preghiera, una gita, i ritiri frequenti, così. E per esempio da Don Macchetto ci portava sempre, celebravamo la messa e poi, oppure pregavamo il vespro e poi insomma lo incontravamo. Diciamo che tutta diciamo così, tutti gli aspetti della vita cristiana, la preghiera, la liturgia delle ore, tutta quella roba lì, era da giovani insieme a lui, non da vecchi. Sicuramente no. Era un innamorato del Signore, sì. Cioè questo... Era rapito proprio. Sicuramente, ecco, era rapito. Poi, come tutti, è un cammino, non è... Per tutti è possibile. E lui ha investito la sua vita sui giovani, poi i ragazzi, proprio perché... Avete presente quando c'è una cosa bella che tu ci tieni, che l'altro possa viverlo, possa gustarlo, possa mangiarlo... Ecco, allora lui aveva questo obiettivo di permettere a chiunque di fare questa esperienza che lui aveva fatto e continuava a fare. Ecco, allora è un po' la sua passione, e quindi era proprio questa, no? Di mettere cielo e terra vicini, ed è possibile, sì. Questa comunione, questa unione. Ecco, allora noi lo ringraziamo, lo sentirete, non si può fare a meno di parlarne. Io l'ho conosciuto in parte anni fa, più di fama che non di persona, però tanti di voi siete figli di Santa Chiarini, no? Quanti i vostri genitori sono stati a Santa Chiara? Alzate la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una decina, quindi su più di 30, quasi 35, vuol dire che c'è già una buona percentuale. E chissà un domani sarete voi a raccontare, sarebbe bello estrapolare un po' da ognuno di voi che cosa rimane all'interno della vostra famiglia quando si parla di questa esperienza, ma avremo modo di ascoltarvi anche nelle condivisioni. E vuoi dire qualcosa su Alessandro? Sulle condivisioni? Ah, ok, passo la parola e poi l'animatrice chiama i gruppi. Facciamo anche un canto di allegria, di sì. Gioia. Sì. Luca, provateci un canto. Dico solo prima del canto, ragazzi, le condivisioni e l'occasione di raccontare anche qualcosa a voi, come hanno fatto loro. Potete raccontare qualcosa di questa mattina, della vostra impressione, della vostra esperienza. E quindi non siate troppo timidi. Adesso facciamo il canto e poi gli animatori vi manderanno un gruppo alla volta. Metterete la mascherina quando vi alzate.